Siamo con Emma Taveri, oggi è una delle protagoniste del Friuli Future Forum e è venuta a parlare a Udine di turismo esperienziale, quindi le chiediamo un po' di cosa si tratta. Allora, il turismo esperienziale sono fondamentalmente tutte le attività che si vivono realmente nella destinazione. Dal punto di vista di un turista, il turismo esperienziale è poter vivere un'esperienza diversa in una destinazione differente appunto dalla propria città d'origine. E in una regione come il Friuli Venezia Giulia ci sono delle potenzialità in tal senso e quali possono essere anche le occasioni da sfruttare per le imprese locali? Sicuramente ci possono essere tantissime opportunità che vengono offerte al Friuli Venezia Giulia, ma anche ad altre location, insomma, internazionali, dalle piattaforme online che oggi si occupano appunto di promo commercializzare territori più o meno noti. Ovviamente ci sono qui tantissime unicità ed è proprio su questo che stiamo insistendo oggi durante il percorso formativo Experience Design Workshop che stiamo tenendo nella Camera di Commercio di Udine. E ha trovato comunque persone interessate, motivate, è un argomento che interessa. Assolutamente sì, infatti abbiamo ridotto la pausa pranzo appunto perché c'è molto interesse, le persone che partecipano oggi hanno voglia di lavorare, di mettersi in gioco e stiamo facendo proprio un percorso che è iniziato già la settimana, il mese scorso, attraverso la teoria e oggi scendiamo nel pratico con la creazione delle esperienze. Ok, le chiedo un'ultimissima cosa, se ci può fare un esempio concreto, insomma, di questa esperienza che state, di questo percorso che state creando, insomma. Allora, un'esperienza concreta può essere un'esperienza da mezza giornata, una giornata weekend che possono essere appunto caricate su queste piattaforme che possono comprendere un'esperienza culturale e una di un laboratorio enogastronomico, ad esempio, che viene molto richiesto, quindi può essere una mezza giornata che comprende più specificità, quindi dall'enogastronomia a prodotti chilometro zero, quindi un laboratorio di cucina, a una visita culturale di un sito UNESCO, ad esempio.